Stasera 15 maggio siamo qui in occasione della ricorrenza della Nakba. Il nostro striscione recita uno slogan, diciamo, molto chiaro nel merito, cioè 1948-2024, la Nakba continua, stop al genocidio. Questo per denunciare il fatto che il 15 maggio non è purtroppo una ricorrenza, ma un'attualità sempre più tragica. Lo sterminio, la deportazione, il colonialismo sul popolo palestinese sono un fatto altamente quotidiano, forse addirittura esacerbato da una modernità che continua a rendersi complice di pratiche di genocidio di questo calibro. Per cui questa sera partiamo dall'occupazione di Palazzo Nuovo con una fiaccolata cittadina, appunto per denunciare ancora una volta il genocidio del popolo palestinese e porre una particolare attenzione sulla giornata di oggi, che per tutto il popolo palestinese che lo sostiene ha una grande valenza simbolica. Vogliamo che il nostro Ateneo prenda una posizione netta contro l'invasione via terra del territorio di Rafah e che faccia pressione sui governi affinché si smetta di sostenere l'entità sionista nel suo riconoscimento politico a livello internazionale. Perché è vero, i bambini non stanno morendo di fame, vengono uccisi dalla fame, vengono affamati alla morte. Questa non è una guerra, questo non è un conflitto, questo è un cazzo di genocidio. Sono palestinese e